Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag Marvel Snap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata, puntata importantissima perché abbiamo a disposizione 9 codici da dare in giveaway del pass stagionale di Loki. Ok? Quindi oggi vi spiego innanzitutto come si fa a partecipare, semplicissimo, modulo in descrizione o nel primo commento sicuramente pingato, in maniera da compilare tutte le cose che ci interessano. Quindi all'interno del modulo troverete la richiesta del vostro nome, la richiesta del vostro contatto per potervi mandare il codice in caso di vincita, richieste di altre tipologie di contatti nel caso non aveste l'email e tant'altro. Mi raccomando, compilate il modulo, è un giveaway ad estrazione, quindi è totalmente randomico. 9 fortunati vincitori otterranno questo pass. Estrazione il 7, probabilmente farò direttamente un video con gli estratti, ragazzi. Troverete appunto il modulo sia qua sotto in questo video che sia sotto uno short che sarà condiviso su YouTube, su TikTok, su Instagram e dappertutto. Quindi dove volete potete andare a prendere questo modulo e compilarlo. Ripeto, io il giorno 7 di sera farò appunto un video con l'estrazione dei 9 che saranno totalmente randomizer. Prenderò la lista appunto dei partecipanti con il modulo compilato e farò randomizer da 1 a quanti siete. Quindi quelli che capitano sono i fortunati, ragazzi. Non voglio sentire la vettere, vi raccomando. Non è a chi è più bravo, insomma, chi c'ha più fortuna. Allora, andiamo direttamente avanti. In descrizione vi lascio anche una cosa importantissima: il link nel caso vinceste il codice da riscattare, il link per andarlo a riscattare, perché si fa tramite il sito ufficiale. Vi chiederanno il codice che vi do io in giveaway più il vostro ID. L'ID semplicemente dopo vi faccio vedere come si recapita, come si trova. Ok? Ma andiamo avanti, andiamo a vedere immediatamente quello che ci interessa a noi. Loki, carta nuova, scambia la tua mano con le carte del mazzo iniziale dell'avversario. Il loro costo viene ridotto di 1. Questa è una carta particolare, si può usare soltanto in determinati deck, è molto particolare, difficile anche da collocare, ma già sono usciti dei deck dove può essere utilizzato in maniera interessante. Un 3-5, quindi si gioca abbastanza velocemente, si può addirittura giocare verso la fine per fare un change improvviso. Ma andiamo a vedere bene un deck dove possiamo utilizzarlo, che è questo che trovate qua sopra. Kitty Pryde, carta 1-2, che può essere utile sempre per potenziare il collector. È una carta che si usa leggerissima all'inizio e crea potenziamento. Il bello è che può scendere a terra anche in combo con Loki e quindi potremmo mantenerla anche direttamente in mano in seguito, perché poi ritorna. Quinjet, carta importantissima da coverare con armor, probabilmente, con buone probabilità, oppure andiamo a coverare Devil Dino. Perché Quinjet è importantissima per un motivo: tutte le carte che Loki va a prendere costano uno in meno. Quinjet, visto che vede che sono carte che non erano del nostro mazzo iniziale, li riduce di un altro uno. E la cosa interessante è che Loki ha la caratteristica che può portare le carte anche a 0 di costo. Quindi vuol dire che se facciamo una riduzione di 2 su il mazzo avversario e le carte che arrivano costano 2, alla fine ci vengono a costare 0. E tutte le carte dell'avversario costeranno 2 in meno. Quindi sono pazzesche, ragazzi, in mano a noi. Avremo tutto il mazzo avversario con 2 di costo in meno. Potremmo fare un mirror match, però col vantaggio del costo. E in più abbiamo il collector, che è un 2-2, che dice che prende più 1 per ogni carta giustamente aggiunta che non è del nostro mazzo, che non era iniziale. Quindi vuol dire che quando andiamo a fare il gioco con Loki, tutte le carte che ci arrivano vanno a potenziare collector. Ok? Che già l'abbiamo potenziato con la Kitty Pryde, che già l'abbiamo messo a fianco magari a un'Angela per potenziare l'Angela. Quindi essenzialmente è un deck che va a rubare il deck avversario di continuo. Angela, visto che abbiamo Kitty Pryde, Quinjet, che sono tutte carte piccole, il Collector che all'inizio costa 2 e quindi effettivamente si può giocare affiancato, è un'ottima soluzione, ok? Cable va a rubare quindi una carta dell'avversario che va a potenziare collector. In questo caso, se avete Mirage, cambiate Cable con Mirage, mi raccomando. Poi andiamo giustamente armor per proteggere tutte queste carte di costo 1 che sono molto piccole, o per proteggere Devil Dino che andrà oltre. Cosmo per andare a counterare tutti gli effetti avversari in qualche maniera, ovviamente alla scoperta. Agent Coulson, perché le carte che va a prendere di alto livello ugualmente andranno a potenziare collector. Nick Fury, stessa cosa.
carte totalmente a caso, costo 4-5, possiamo crearci comunque delle carte potenziate in mano interessanti e possono andare sempre a potenziare collector, quindi se ci troviamo in una situazione che abbiamo tante carte che ormai costano poco perché le abbiamo ridotte, ci andiamo a prendere magari un 5 gigantesco che viene ridotto di 1 e lo giochiamo insieme a tutto il resto, quindi possiamo fare veramente delle giocate interessanti. Devil Dino, visto che noi abbiamo tante carte anche dell'avversario e in più ne peschiamo tante grazie a Nick Fury, grazie a Jen Coulson, grazie a Cable e a tutto il resto che ci fa pescare carte, effettivamente Devil Dino ci dà la possibilità di giocare con un grande potenziale con una mano piena. E grazie a Kitty Pryde che torna in mano c'è sempre quel più uno. Quindi effettivamente abbiamo una situazione molto particolare. Direi di andare a prendere il nostro pass, vado a prendermi Loki e vado a provare questo deck. Allora ragazzi, abbiamo una mano stupenda, non so se è un bot, anche se è un bot noi dobbiamo vedere la logica del deck, quindi ce ne frega ben poco. La partita finisce al quarto turno, perfetto, già siamo rovinati. Già siamo rovinati. In parte no. Perché potremmo fare ugualmente una vittoria quarto turno interessantissima. Perché andiamo a fare collector sulla sinistra. Perfetto. E poi facciamo un bel Loki su asteroide M. Che dovrebbe darmi ipoteticamente già in parte la vittoria. Oppure lo facciamo dopo. Però farlo dopo sembra abbastanza inutile. Facciamo una cosa del genere. Una Kitty Pryde che scende. Oppure facciamo un'Angela Kitty Pryde. Così andiamo a paro con le carte. E l'effetto di Kitty Pryde comunque funziona per collector. Ok. E quindi già abbiamo creato una situazione di mezzo vantaggio barra stabilità. E con un bel Loki centrale, col collector che si potenzia, dovremmo andare a vincere. Vediamo un po'. Quindi andiamo anche a vedere se riusciamo a vincere una bellissima partita. A parte potremmo fare, no, facciamo Loki è meglio. Vediamo un po'. Il boh, il co, assurda, scartata. Diventa un 10, giustamente si sposta di qua. 7-3, 5, 7, 9, dovremmo aver vinto ugualmente. Sì, abbiamo vinto, per carità. Portata a casa, ragazzi, alla grande. Una 4 turni. Allora ragazzi, vediamo contro Matte 0095 cosa succede. Dopo che giochi una carta qui aggiungi una copia alla tua mano. Quella è la zona perfetta per giocare collector. La proprio zona perfettissima. Oppure collector lo giochiamo da un'altra parte. No, lo gioco lì. Per quale motivo? Perché crea un altro collector. E quindi la cosa divertente è che io posso fare un doppio switch, ragazzi. Siete pronti a vedere il mio doppio switch? Siete pronti a vedere la magia? Siete pronti a vedere la pazzia? Un bellissimo collector che si è sposta. E il Quinjet. Prossimo turno, Loki. E lo metto su vasca di clonazione. Non so se avete capito cosa succede, ragazzi. Lui sta facendo la stessa cosa, però. Potremmo perdere pesantemente, però io switcho immediatamente. 5 carte che vengono switchate e il Loki viene copiato dopo in mano. Ok? Quindi già ho ottenuto un piccolo vantaggio in confronto al mio avversario che non so quanto sia un vantaggio, eh? Lo scopriremo tra poco, anche perché io posso mettere un altro Loki. Cioè, è incredibile, è un parallel deck comunque, perché Quinjet, Cable e Collector sono come i nostri, eh? Quindi Matte sta giocando lo stesso nostro deck. Ipoteticamente, però ci sta ragionando. Perché forse ha ragionato in maniera sbagliata. Oppure non gli è arrivato ancora il Loki. Invece io faccio 2-3 Loki e i collector diventano giganteschi. E io switcho 2-3 volte carte che si riducono grazie a Quinjet. Anche se pure lui lo potrebbe fare. Siamo in attesa perché è una partita molto strana. Ha giocato ben 3 carte. Io sono già partito di switch, avanzamento veloce ovviamente. Perfetto, lui parte di Angela e Collector sulla destra, quindi prende più tempo. Va di altro Cable, quindi opto per il fatto che lui non abbia un altro Loki. Il bello è che il nostro Loki costa 1. Regà, non so se vi siete accorti di quello che sta per succedere. Io adesso metto Loki qua, queste carte me le tengo.
Quindi riswitchano di nuovo. E mi ritorna un altro Loki in mano. Perché pure lui c'ha Loki. Quindi ha copiato. Questo è il Loki suo, ragazzi. Non è il mio. Questo è il suo Loki e qui c'è il mio. Quindi c'ho altri due Loki. E stiamo per fare una cosa da panico. Non so se avete capito. Posso giocare veramente a tantissima roba e lui la sta giocando in maniera sbagliatissima. Switch di nuovo, avanzamento veloce di nuovo. È pazzia. Lui non ha il Killmonger o Shang-Chi perché il deck è uguale al mio. Ovviamente sta per succedere il macello. Sta per succedere il macello, ragazzi. Loki. Anzi, ancora meglio. Sentinel, perché lui ha usato Sentinel. Poi possiamo fare immediatamente Munger, Loki, Loki. Cioè, non so se avete capito cosa succede a una partita parallel del genere. Ovviamente lui ha un Loki che ancora non ha usato o non gli è arrivato. Io ho giocato una vagonata di Loki e il mio collector adesso esploderà perché Sentinel ritorna in mano, Munger copia le quattro carte e diventano 7. 7 switchate da Loki e riswitchate dal suo Loki. Cioè, questa è pazzia. Questa è la partita definitiva. Loki contro Loki con vasca di clonazione. L'avversario sta ragionando se può recuperare questa partita. O se può superarmi in qualche maniera. Anche perché avendo il vantaggio della partita, anche se lui mettesse Cosmo, non farebbe a tempo. Quindi ci sta ragionando parecchio. Secondo me lo fa manda via. Però avete capito più o meno l'esagerazione di questa situazione. Esagerata è dire poco. Ci prova! Il nostro avversario ci prova. Ok. Sentinel. Quindi stiamo con 4 carte in mano. Munger. Quindi stiamo con 7 carte in mano. Che fanno potenziare i collector. Loki. Che mi switcha tutta la mano una volta. Perfetto. Quindi avanzamento dei potenziamenti. Loki secondario, che è il suo. Switch di tutta la mano di nuovo. Perfetto. E guardate che roba abbiamo creato, ragazzi. 49-41. È impossibile che questo matte recuperi questa partita. È impossibile. Anche se mettesse Nick Fury, la potenza di Devil Dino non basterebbe a ricalcare la situazione. Guardate, non è bastata. Mazzo vuoto. 49-41. Portata a casa Parallel. E va bene ragazzi, queste erano un po' di partite con questo deck. Vi ho spiegato come partecipare al giveaway. Vi ricordo che trovate il modulo da compilare o qui in descrizione o nel primo commento pinnato sicuramente. E niente ragazzi, spero che qualcuno di voi sia il fortunato vincitore. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag MarvelSnap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.